Siamo a metà stagione e dobbiamo cominciare a salvare i semi per il prossimo anno. Non bisogna salvarli tutti, ovviamente, bisogna salvare soltanto determinati semi in base a certe caratteristiche che, se avrete voglia di aspettare, dopo la sigla vi spiegherò, almeno come faccio io, eh. In questo modo negli anni avremo un orto sicuramente migliore, più sano, completamente diverso da quello di quando siamo partiti da zero. Ve ne parlo dopo la sigla. Bentornati a tutti, sono Orso. Siamo a metà stagione. Dobbiamo raccogliere i semi. Dobbiamo, per chi vuole ottimizzare l'aspetto economico, anche se i semi costano poco, ma soprattutto per chi vuole ottimizzare la resa nel proprio orto, la raccolta dei semi è un'operazione importante. Parlo dei pomodori, eh? Allora, per come mi regolo io, perché si raccolgono i semi e da quali piante puoi raccogliere i frutti migliori? La scelta va da sé, noi seguiamo un po' quello che fa la natura, ovvero una selezione naturale, noi la facciamo in tempi più brevi, la facciamo manualmente. Le piante che meglio si sono adattate al nostro orto, da quelle dobbiamo salvare i pomodori da cui estrarre i semi. Vi faccio un esempio, fino adesso vi ho inquadrato quella e questa, che sono le migliori di quelle che ho nell'orto, pensate le altre come sono messe. Allora, per esempio, questo è il piennolo del Vesuvio, sono due brode, una quindicina di piante, è un pomodoro molto bello, è la prima volta che lo coltivo, mi piace moltissimo, purtroppo ho avuto sfortuna quest'anno perché quando ho messo a dimora i pomodori all'inizio di giugno ha piovuto per un 20 giorni, quindi non ho potuto fare i trattamenti. Quando ho iniziato a farli ormai le piante erano state colpite dalla peronospora, quindi mi prendo la colpa, ma fino a un certo punto insomma non ci sono riuscito proprio per motivi di tempo. Ecco, vedete, piante così che hanno una resa del genere, ecco guardate anche quella, lasciate stare che ha la peronospora, ma per esempio questa pianta qui a me piace molto e quindi dai pomodori che ho raccolto ieri estrarrò i semi. Quando si raccolgono i pomodori per i semi, il pomodoro deve essere rosso, rosso intenso, ben maturo. Più è maturo e meglio è. Questi li ho raccolti tutti ieri, quindi oggi vi faccio vedere poco. Però ad esempio un'altra pianta che posso salvare è questo cuore di bue. Vedete, è una pianta che tra le altre che hanno problemi, questa è una di quelle che ne ha di meno. La migliore del mio orto al momento è questa, ve l'ho fatta vedere già nell'altro video. Sono dei datterini, ha una resa eccetera. La pianta è sana, nonostante quelle vicino abbiano qualcosa di peronospora, questa ne ha veramente poca, quindi è segno che questa pianta è molto più robusta e più forte di tutte le altre. Quindi da questa sicuramente estrarrò i semi. Quali pomodori si scelgono? Come vi dicevo prima, quelli rossi, i più maturi possibili, e quelli non spaccati, cioè devono essere sani. Ad esempio, è proprio questo, perché tanto li ho raccolti tutti ieri, vi faccio vedere l'immagine di quello che ho raccolto ieri. Questo intanto l'ho preso in questo istante. Vedete, questo ancora è buono da mangiare, ma non per i semi. Vi lascio in sovrimpressione qualche fotogramma dell'estrazione dei semi dei pomodori, ho fatto un video lo scorso anno. Di per sé l'operazione è semplice. Perché raccogliamo i semi? Come vi dicevo prima, avere piante che si adattano meglio di altre nel nostro microclima, perché ogni orto è diverso dall'altro, ve lo ricordo sempre, perché anche il mio vicino, che dista da me 200 metri, sicuramente ha piante che si adattano meglio e altre si adattano peggio rispetto alle mie. Il suo clima è diverso dal mio. Lui è più infossato nella vallata, io sono più in alto, quindi ciò che va bene a me non va bene a lui. Allora a questo punto conviene farsi una scorta di semi e anno dopo anno voi vedrete che dopo 3-4 anni che avrete seminato soltanto i semi che avete salvato l'anno prima, vedrete un orto completamente diverso. È meno soggetto alle malattie, rende di più, richiede meno trattamenti. Io qui sono al quarto trattamento con polvere di roccia, uso solo quella, per questo vedete i frutti macchiati. Ma è soltanto polvere. Vedete che se io strofino, vedete, va via. Quindi col tempo si riescono ad ottimizzare le varie colture per il proprio microclima, e questo è importantissimo. Il risparmio di per sé è irrisorio, perché è una bustina di semi da 200 semi biologici, io questi li ho presi tutti al mondo dei semi, costano 2-3 euro, insomma ci si fanno un paio di stagioni, non è quello. E poi la selezione che viene fatta manualmente anno dopo anno. Ecco, ad esempio, vedete questa pianta? Ha dei buoni pomodori, ma a me non piace perché è stata molto colpita. E probabilmente si è adattata meno delle altre nel mio terreno. Vedete, questi sono pomodori pronti per essere raccolti e da cui estrarre i semi. Io facevo questa operazione qui fino a 3 anni fa, dopodiché avevo terminato la mia scorta di semi con una produzione bella corposa e voluminosa, le ho messi a terra a maggio, purtroppo arrivò una gelata tardiva, niente, ho dovuto riacquistare tutte le piante, quindi sono ripartito da zero. Quest'anno ricomincio a fare la scorta di semi. Quindi se vi piace questo discorso di salvare i semi e
eventualmente sappiate anche che si possono scambiare su vari gruppi di discussione. Io parlo di semi biologici, non parlo di semi F1, quelli ibridi, eh? Quindi è una attività che secondo me alla fine porta ad avere degli ottimi risultati e non costa nulla alla fine, solo un po' di tempo. Bene, è tutto per questo video. Questo dovrebbe essere l'ultimo video che vedete con le mie mani. Da inizio agosto farò un video dove mi presenterò, dopodiché ci vedremo di persona. Vi auguro una buona giornata, lasciate un like e condividete il video, iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Grazie per essere stati con me, buongiorno a tutti.